poco fa sono uscito a prendere una boccata d'aria. E che notte mi ha accolto. Molti di voi forse saranno già a letto, ma se siete ancora in piedi, approfittatene. Uscite e respirate pieni polmoni. C'è un tempo splendido. Il cielo è limpido. È come se la foresta respirasse silenziosamente attorno a noi. Come sapete, sono un tipo notturno. Ed è in notti come questa che rimpiango di essere rinchiuso in uno studio. Avrei voglia di vagare libero, senza meta. E invece è come qui. D'altra parte, chi mi terrebbe compagnia per tutta la notte se non ci fossi? Oh, ma sembra che non sia il solo a fare le ore piccole. Amico, sei in onda? Ciao, Pat. Sono Maurice Orton. Ciao, Maurice. Che fai di bello? Beh, stavo portando fuori i Toby. Ah, non è bellissimo là fuori? Sì, ma, Pat, ho chiamato perché Toby ha sentito qualcosa muoversi nel bosco ed è scappato a cercarlo. E ora non lo trovo più. Forse un coniglio. Certo, Toby ama i conigli. Sì, forse. Beh, ad ogni modo, se qualcuno dovesse trovare Toby, è pregato di riportarmelo. Il mio numero è sul collare. E Toby è un cane docile? Oh, Toby adora la gente. Di solito torna, ma eravamo molto lontani da casa e... ed era proprio scatenato. Un cane fantastico, ma troppo stupido per badare a se stesso. Beh, Maurice, ora Toby è là fuori. Speriamo che torni presto. Sì, grazie, Pat. Buonanotte, amico. All'inizio sembrava trovassi le pagine per caso. Il libro di cui non avevo memoria era una profezia vera e terribile, o un atto creativo che aveva riscritto il mondo. Iniziai a cercare le pagine febbrilmente. Contenevano la risposta al mistero. La risposta che avrebbe potuto salvarmi. Che avrebbe potuto salvare Alice. La stazione di servizio era vicina, la sua luce un baluardo nell'oscurità. Non fai migliori! Contatti dello Stato! Il Bellyburster! È senza dubbio il migliore! Il Monster Dog! È il secondo! Il Famous Dog! Il... cazzo!
Entrai nel garage della stazione di servizio. Era buio e silenzioso. C'era un gran disordine. Sembrava che qualcuno l'avesse messo sottosopra o che ci fosse stata una rissa. La luce filtrava nella stanza da una porta sul retro, dove mi diressi. All'improvviso, venni accecato da una luce intensa. Una vecchia TV su uno scaffale si era accesa da sola. Incredibilmente, mi vidi sullo schermo, mentre parlavo come un pazzo. Il cottage su Cauldron Lake? Chiese. Lo sceriffo mi guardò con sospetto. La luce dell'alba filtrava dalle finestre dell'ufficio. Forse non sarei mai uscito vivo dal bosco senza il suo aiuto, ma non potevo raccontarle cosa fosse davvero successo quella notte. Avrebbe pensato stessi mentendo o delirando, mi avrebbe arrestato e non mi avrebbe aiutato a trovare Alice. Rende immortali coloro che la fanno progredire per elevare il genere umano. Newton, Einstein, Sagan, principi fra gli uomini. Ma il prezzo di questa eredità è molto alto. A Night Springs. L'episodio di stasera, un suicidio quantico. Se la nostra vita è già scritta, ci vuole un grande coraggio per cambiarne il copione. Il dottor Barclay Colvin possiede tale coraggio e in una conferenza stampa lo dimostrerà. Signore e signori della stampa, sono il dottor Barclay Colvin e sono lieto che siate così numerosi qui al Moorcock Institute. Stasera potrete assistere a una dimostrazione pratica della teoria dei multimondi. Come potete vedere, questa è una pistola 9 mm carica. Fa parte di un esperimento teorico, ora tradotto in pratica, conosciuto come suicidio quantico. Ma ha detto suicidio? È una pistola vera. Sta scherzando? Vi prego, state calmi. Non c'è alcun rischio. Osservate ciò che accade quando punto l'arma alla mia stessa tempia.
Ora penserete che questa pallottola sia solo uno scherzo. Non è così. Osservate il naso. Tuttavia, io stesso non posso ferirmi con questa pistola. Ogni volta che premo il grilletto, due nuove realtà si diramano. Una in cui la pistola non ha sparato e una in cui l'ha fatto. Con questa macchina ho fatto in modo che sia sempre la prima realtà ad imporsi. Mi sono in questo modo conferito l'immortalità quantica. Non sarà mai possibile che questa pistola mi uccida. Ma aspetti, aspetti. Lei sta dicendo che ogni volta che preme il grilletto, in un'altra realtà, lei muore? Sì, sì, certamente. Ma è totalmente irrilevante. In ogni momento possono succedere un'infinità di cose. E da qualche parte accadono sempre. Il punto è che questa cosa non è successa qui. Lei è malato, Colvin. Malato? Malato? Ehi, questa roba doveva stare attaccata alla corrente. Ci sono inciampato. Sciocchi. Ammirate l'immortalità quantica. Povero, povero dottor Colvin, annientato dalla sua arroganza o dall'ignoranza delle masse. Forse non avrebbe dovuto aprire il vaso, non avrebbe dovuto svegliare il mostro. La curiosità spesso uccide. Mind Springs. Di Stachi scomparve, lasciandosi dietro una lunga scia di incubi. Dovevo arrivare vivo alle luci della stazione di servizio. Fui certo di riconoscere il carro che vide a Bright Falls quando arrivai il primo giorno con Alice. Dopo la totale follia vissuta nell'oscurità, le luci della stazione di servizio erano confortanti. Almeno per un attimo, la normalità riprese il sopravvento.
Stachi sputò sul pavimento del garage e cercò di schiarirsi le idee. Da quando la coppia non si era presentata per le chiavi, le cose erano diventate confuse. Sentì qualcosa, un presentimento. Poi guardò in alto e si trovò davanti a un orrore inconcepibile. Barcollò all'indietro, rovesciando una latta d'olio. Una macchia nera si sparse sul pavimento mentre lottava per un breve istante, lasciandosi poi andare all'inesorabile oscurità che lo inghiottiva. Eravamo arrivati 2 settimane prima della festa del cervo. Se il cartello era esatto, ero sparito per un'intera settimana tra la notte del nostro arrivo e quel momento. Il garage era un disastro. Sembrava che qualcuno l'avesse ribaltato o che ci fosse stata una rissa. Scriverò. Continuerò a scrivere. Fuori c'è solo oscurità. Fuori dal cottage, fuori dalla storia, c'è solo oscurità. Sento la sua presenza al buio. Anche adesso sento il suo profumo nella stanza. La riporterò indietro. Sistemerò tutto. La salverò. La storia si avvererà. Se mi arrendo, è persa. Non ci posso credere. Ero io in TV e dicevo un mare di fesserie. Stavo perdendo la testa. Polizia di Break Falls. Oh, grazie a Dio, sceriffo. Sceriffo Sarah Breaker. Lei è? Sono Alan Wake. Ma senta, ho avuto un brutto incidente. Mia moglie Alice è scomparsa. Si calmi, signor Wake. Stavamo in un cottage sull'isola, su Cauldron Lake. Non c'è nessuna isola su Cauldron Lake, non dopo la grande eruzione degli anni 70. La prego, posso portarla sull'isola? Sembra abbia preso una bella botta in testa. Si sente male? Senta. Vedrò cosa posso fare. Ora salga in macchina, costeggeremo il lago e poi andremo alla stazione, ok? Signor Wake, ha visto Stachy, il proprietario di questo posto? Preferì non raccontarle cosa fosse successo nella foresta. Non mi avrebbe mai creduto e non mi avrebbe aiutato a trovare Alice. Candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night, and just a sprinkle stardust and a whisper. Go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away into. Negli episodi precedenti. Sono venuta a Bright Falls con mia moglie Alice. Grazie di essere venuto qui. Pensavo che qui saresti riuscito a scrivere. Non voglio sentirne parlare! Maledizione, Alice! Ora lei è scomparsa. Alice! Alice! Mi sono svegliato in un'auto incidentata. Avevo un buco di una settimana. Sono stato assalito da uomini d'ombra usciti da un incubo. Lo sceriffo mi ha portato al lago in cui eravamo stati Alice e io. Ma il cottage era sparito. Tesoro, sono tornato. Sono qui, amore. Com'è andata?
Mai visto un tempaccio così? Preparati un bel caffè. Ti scalderà. Ehi, splendore. Sarà una lunga notte. Ma queste foto sono bellissime. Allora sei tu che hai bisogno del caffè. Lo preparo. Il caffè è su? Ottimo, grazie. Mi servirà se voglio finire entro domani. Ho finito le bozze per la copertina. Sono sulla tua scrivania. Dimmi che ne pensi. Sul serio? Non pensavo ci avresti messo così poco. Sembrano ottime. Sì, finché Barry non ci mette le mani sopra. A proposito, dovrà passare sul mio cadavere. L'ultima volta era l'ultima volta. A proposito di Barry, ha chiamato. Alan! La storia della caduta e del successivo arresto improvviso è vera. Ero sdraiato sulla neve e sotto i miei occhi scorrevano le scene terribili che mi avevano portato lì. Una replica del mio film dell'orrore privato. Un ricordo del mio cadavere. Solo alla mia veglia. Pensando ancora per metafore. La femme fatale se n'era andata. Rimaneva solo il gusto aspro del bacio che mi aveva ucciso. Era un addio tardivo. 13 anni dopo aver ottenuto la mia vendetta. Ero stato infine raggiunto. Era stato difficile sopportare il dolore per tutto quel tempo. Il mio sangue colorò la neve di rosso. Una poltiglia raccapricciante dissolse tutti gli antidolorifici e colò lentamente nella fognatura, mescolandosi e fondendosi con la bile della città. Ora li vedevo. Mia moglie e mio figlio. Tesoro, sono a casa. Alan, controlla la cassetta dei fusibili! Lo sto facendo, tesoro, tranquilla! Presto, ti prego! Tesoro, è un blackout. Ho preso la torcia. Ehi, ok. Tutto bene? Scusami, è che mi sono proprio spaventata. Stai tranquilla, accenderemo le candele. So che è una cosa stupida. È che, specialmente quando non me l'aspetto, non so, mi paralizza. Io ti amo. Raccontami una storia. Ok. Quando ero bambino avevo degli incubi terribili. Ero terrorizzato a morte dal buio. Quando la cosa peggiorò, mia madre mi diede un vecchio interruttore. Lo chiamò clicker. Il clicker, eh? Sì. Quando avevo paura del buio avrei potuto usarlo e si sarebbe accesa una luce magica che scacciava i mostri. Sì, certo. Eccolo qui. Alan. Forse aiuterà anche te. Sì, bella storia, scrittore. Te la sei inventata adesso? No, no. Davvero. Ti amo, anche se dici bugie. Grazie di tutto. Come si sente, signor Wake? Prova nausea, confusione o qualcosa di simile? Signor Wake, come si sente? Tutto ok, la mia testa va bene. Dovetti mentire sul mal di testa e l'amnesia. Mi avrebbe ricoverato per accertamenti. Non potevo andarmene senza Alice. Molto bene, non credo abbia una commozione, ma chiaramente lei è in stato di shock. Si riposi un paio di giorni. Grazie. Bene, signor Wake, qui abbiamo finito. Se il dolore peggiora o dovesse presentare altri sintomi, venga da me. Vi lascio dove eravate rimasti. Sarah, lo sceriffo Breaker, la sta aspettando. È molto in gamba, sa? Sono certo che troverà presto sua moglie, signor Wake.
Il dottor Nelson era un tipico medico di paese. Lo sceriffo Breaker l'aveva chiamato alla stazione perché controllasse la mia ferita alla testa. Grazie di aver provato le luci, signora Weaver. Sembra che sia tutto a posto. Non posso concedermi il lusso della compiacenza, agente Grant. Presto bisognerà cambiare le lampadine. Non si possono cambiare al buio. Me ne occuperò certamente, signora Weaver. Buona giornata. Molto bene. Ripasserò più tardi a ricordarglielo, per precauzione. Signor Wake, lo sceriffo l'attende nel suo ufficio in fondo al corridoio. Quella era Cinzia Weaver. Credo che si possa considerare la pazza del villaggio. Era l'editrice di un quotidiano locale, ma adesso si occupa di altre faccende. Sarebbe perfetta per il posto da cui vengo. Come può vedere, è vagamente ossessionata dallo stato delle lampadine. Dell'intera città. Si rifiuta di calpestare le ombre e cose così. Ai suoi tempi scriveva stranezze di tutti i tipi sul suo giornale. Bright Falls ha una storia pittoresca, come tutte le piccole città del resto. Entri, signor Wake. Il suo telefono è sulla scrivania. Era giù di batteria, ora è carico. Avete già iniziato a cercare mia moglie? Ci stiamo lavorando. Posso sapere cos'è successo? Non ne sono certo. Non mi ricordo. Stavamo litigando e io ho lasciato il cottage. Il cottage a Cauldron Lake. Com'è finito nell'area di servizio di Stacking? Avrei voluto raccontarle cosa fosse successo quella notte, ma mi avrebbe rinchiuso. Mi scusi, devo rispondere. Pronto? Alan, ti prego, aiutami. Alice! Basta parlare alle autorità. Fai ciò che dico se vuoi rivedere tua moglie viva. Chi parla? Vai sul retro, c'è un buco nella recinzione sulla sinistra. Cerca nell'auto abbandonata. Ti ho lasciato un regalino per dimostrarti che facciamo sul serio. Liberati dalla polizia e vieni al parco nazionale di Elderwood. C'è un signor Wake, posso esserle d'aiuto? Ho bisogno d'aria, lo sceriffo ha detto che posso andare sul retro. Certo, signor Wake, ci può arrivare dal corridoio delle celle. Soltanto non faccia caso a Walter, è un nostro abitué. Ah, pensavo che avesse smesso di bere. Oh, magari. Si è preso una sbronza e ha ridotto danni piuttosto male. Ha iniziato a sbraitare non appena si è svegliato. Ehi, capo, mi spiace accendere le luci. Le luci, puoi accenderle? Grazie, amico, grazie. Sei un tipo a posto, una brava persona. Non lasciare che nessuno ti dica il contrario. Lo sai, non dovrei nemmeno essere qui. I poliziotti hanno frainteso tutto, sai? Certo, certo. L'ho picchiato, ma non ero ubriaco. Cioè, in quel momento ero sobrio. Mi sono sbronzato dopo. Dammi a sentire. Apri bene le orecchie. Arriva la notizia, bomba. Descrivere la presenza oscura come intelligente significava attribuire qualità umane a qualcosa che, nonostante la maschera, di umano non aveva nulla. In ogni caso, trovò l'unico posto abbastanza buio nella tavola calda. Un filo di luce filtrava nel corridoio, ma accettò il dolore per quanto orribile. Lo scrittore avrebbe presto sistemato le cose. Sarebbe arrivato dove lei aveva ancora potere. Quello non era Danny. No, signore. Sembrava lui. La luce mi accecò e mi fece tornare il mal di testa. L'uomo al telefono aveva detto di attraversare la recinzione a sinistra.
Beh, amici, è stata un'altra lunga notte ed è ora che stacchi per un po'. Dio solo sa quanto abbia bisogno di dormire. Un'ultima cosa prima di andare. Questa è stata una nottataccia per lo sceriffo. Qualche finestra è stata rotta e si sono persino sentiti degli spari su Main Street. Gli agenti Mulligan e Thornton hanno dovuto occuparsi di due giovanotti ubriachi che festeggiavano il completamento del loro carro per la festa del cervo. Beh, gente, succede tutti gli anni. So che non state... Il rapitore aveva parlato di un buco nella recinzione, sul retro della stazione di pulizia. C'era qualcosa per me in un'auto abbandonata. La patente di Alice era stata riposta sul sedile anteriore. Quel tipo faceva sul serio. Barry? Al, grazie a Dio, dove diavolo eri? È da una settimana che cerco di contattare te e Alice. Mi sono spaventato. Ho preso un aereo ieri, sono qui, a Bryce Falls. Barry, ascoltami. Sono dallo sceriffo. Vieni a prendermi. Ora non posso parlare. Al, ma che diavolo sta... Dovevo farmi rilasciare dallo sceriffo e raggiungere il parco nazionale di Elderwood per incontrare il rapitore di Alice. Il rapitore sparò un ultimo colpo e l'ombra svanì nell'oscurità da cui era uscita. Vedi? Niente di speciale, Wake. L'idea che Alice fosse nelle sue mani era rivoltante. Eravamo sul belvedere in legno di Lover's Peak, la cascata e le montagne alle nostre spalle, e più in alto le luci rosse dell'antenna radio. Trattenni l'impulso di saltargli addosso e mi sforzai di parlare. Diamoci un taglio. Dov'è mia moglie? Lo scrittore è la luce che rivela il mondo della sua storia nell'oscurità, che lo forgia dal nulla. Così come uno scultore estrae una statua da un blocco di granito. Se mi fermo, il mondo che creo svanirà. L'oscurità se lo riprenderà. È un lungo e difficile viaggio nel buio. C'è la vita di Alice in gioco, ma non devo pensarci, o impazzisco. Il terrore giunge ai limiti della percezione. Devo continuare. Qui tutto è possibile. Scriverò la storia, la salverò. Magnifico, Sara. Volevo solo rimediare ai danni che i fratelli Anderson potrebbero aver causato nel corso della loro ultima spiacevole scappatella. Non sono responsabile di... Si sente un po' meglio, signor Wake? Vorrei andarmene. Sono libero di andare. Beh, dobbiamo ancora parlare di... Sono in arresto? No, certo che no. Ma ho bisogno di sapere dove alloggerà per poterla raggiungere. Eviterei il motel. Il Majestic è rinomato per gli scarafaggi. I cottage a Elderwood sono molto carini. Direi che è perfetto. Sono il dottor Emil Hartman. Avrei piacere ad ospitarla alla residenza Cauldron Lake. Ha parlato con mia moglie? Ho avuto modo di discutere la sua situazione con lei in svariate occasioni. Ha organizzato qualcosa con lei? Beh, l'ho invitata qui. La mia clinica è un luogo in cui... Ehi! Stia calma! Fermi tutti! Giù le mani dal mio cliente! E lei chi è? Sono Barry Wheeler, il suo agente. Se avete dei problemi col signor Wake, parlate con me! Voi zaticoni non la passerete liscia una volta sguinzagliati i miei avvocati! Non c'è problema, Sara. Sto bene. Non voglio sporgere denuncia. Signor Wake, la mia offerta è ancora valida. Tirami fuori di qui. Che diavolo è successo, Al? Non è il caso di ripetere quella storia coi paparazzi. Pensavo ti stessero sbattendo dentro. Dovevo parlarne con qualcuno. Raccontai tutto a Barry. Pensava fossi pazzo, ma appena parlai del manoscritto cambiò idea. Il fatto che avessi scritto qualcosa, anche se non ricordavo nulla, a lui bastava. Precostava i soldi. E credeva al fatto che Alice fosse stata rapita. Quanto al resto, era tutta un'altra storia. Avevo appuntamento a mezzanotte con un rapitore in un posto chiamato Lover's Peak, nel parco nazionale di Elderwood. Il piano era affittare un cottage. Non mi piace, Al, non mi piace per niente, non va bene, anzi è tutto il contrario di bene.
Signor Wake, Barry l'ha trovato. Ciao, Rose. Oh, wow, stavo proprio pensando a lei. Stavo giusto portando del caffè a Rusty. È sul balcone a prendersi cura di Max. Povero piccolo. Devo proprio scappare. È stato un piacere rivederla, signor Wake. A presto. Chi è Max? Che testa vuota. Ehi, signor Spaccotutto! Non è colpa sua. È una ragazza molto carina e, tra le altre cose, è una tua grande ammiratrice. Ha anche un sito web dedicato a te ed è stata molto disponibile quando ti cercavo. Davvero, Al, quello che mi hai detto in macchina, ma ti rendi conto? Come hai sparato a un tizio e il suo corpo è svanito? Da quant'è che non dormi? Sei fatto? Non è che hai bevuto? No! Davvero, Barry! Ho un buco di una settimana e qualcuno ha preso Alice! È tutto così! Credo sia assurdo quello che stai dicendo? Non fraintendermi, è un'ottima storia! Ma quando inizi a mischiare realtà e fantasia, stai comprando un biglietto per il manicomio! Aspetta qui. Tranquillo, amico. Quasi finito. Ehi, sei Rusty, vero? Affitti case? Signor Wake, le stringerei la mano, ma sono piuttosto preso. Oh, bene. Mi scusi, le spiacerebbe prendere il modulo di registrazione sulla scrivania? È di fronte a Charlie Zanelunghe. Ok, certo. Sul serio, Al? Non puoi incontrare un rapitore come se niente fosse. Certe situazioni, poi, sfuggono di mano. Devi parlarne con la polizia. È mia moglie. Decido io. Possiamo riparlarne più tardi? No. Questa storia... Senti, tu hai sbattuto la testa. È questo il modulo che voleva? Ecco qui le chiavi. Ok, tutto in ordine, signor Wake. Lieto di averla tra noi. Grazie. Sa dirmi come raggiungere l'Overspeak? Ma certo, è alla fine del percorso naturalistico. Segua il sentiero, prima o poi lo vedrà. È facile e offre una vista stupenda. Se ha dei problemi a trovarlo, tenga come riferimento l'antenna della radio. È proprio lassù. Ah, a proposito, se cammina nel bosco, stia attento a dove mette i piedi o finirà come Max. Forse mi preoccupo troppo. Ci sono varie persone accampate là fuori di cui non sappiamo nulla. Non che sia gente pericolosa, ma con le trappole non si sa mai. Vorrei evitare problemi. D'accordo, grazie. È uno scherzo. O cerchi di spaventarmi, sta funzionando. Ah, prendiamo in giro Barry. Per poco non ci cascavo. Divertente, Al. Ma ora basta. Senti, Al, stai cercando di farmi credere che hai sparato un tizio che... Uff, è svanito. A prova di proiettile finché non gli hai puntato addosso. Sono tutte cavolate, Al. 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 Dobbiamo dirlo allo sceriffo o chiamare l'FBI. Diavolo, Barry, la uccideranno! Questo non è un cazzo di dibattito, Barry. Andrò all'Overspeak. Mi ha detto di andarci da solo. Ok, ok, allora. Capisco. Ma sei il mio migliore amico e temo tu stia impazzendo. Dimmi come aiutarti e io lo farò. Tu resti qui e se non torno per domattina, chiama la cavalleria. Stai attento con la gente del posto, Al. Questi bifolchi sono pericolosi, odiano i turisti. Oh, sarà come in un tranquillo weekend di paura. Salute. Questo posto mi mette strizza. Scommetto che ci sono muffa, spore, erba velenosa e sa Dio quant'altro. Non vale una commissione del 15%. Vuoi che...